Trapani, furto ed evasione dei domiciliari, i carabinieri eseguono l'arresto di un 25enne. Valdelice nigeriano denunciato dai carabinieri per ricettazione e violazione di domicilio. Trapani, arresti da pesca illegali, la Capitaneria di Porto interviene a seguito di alcune segnalazioni. Campobello in vendita all'ex caserma della Guardia di Finanza, reazioni altalenanti della politica. Enti locali via libera in commissione all'Arsa, al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un nigeriano è stato denunciato dai carabinieri di Valdelice. Il servizio. I carabinieri di Valdelice hanno denunciato un 35enne nigeriano senza fissa dimora con le accuse di violazione di domicilio e ricettazione. I militari hanno condotto delle indagini per risalire agli autori di alcuni furti perpetrati in case di villeggiatura nella località di Bonagia. Durante proprio un sopralluogo all'interno di un'abitazione che sarebbe stata utilizzata come base d'appoggio dal 35enne, i carabinieri hanno trovato materiale di vario genere. Genere, presumibilmente oggetto di un furto. I militari hanno trovato anche effetti personali come uno zaino e un casco appartenenti al 35enne. Ulteriori riscontri sono emersi dalle immagini estrapolate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, dove si vede proprio il 35enne con il casco e lo zainetto sulle spalle. Il nigeriano è stato rintracciato dai carabinieri ed è stato quindi denunciato. L'area furtiva trovata nella casa di villeggiatura sarà restituita ai proprietari. Un trapanese di 25 anni è stato invece arrestato dai carabinieri a Trapani, deve scontare 2 anni di carcere. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Napoli hanno arrestato per furto ed evasione un giovane pregiudicato trapanese di 25 anni. Il 25enne deve scontare 2 anni di carcere per un furto commesso a San Vitolo Capo nel 2017 e per alcune violazioni degli arresti domiciliari commesse sempre nel 2017. Il ragazzo inoltre l'anno scorso era finito ai domiciliari per altri reati e in un'altra occasione era stato arrestato con le accuse di violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L'indagato infatti si era scagliato con calci e pugni contro i carabinieri intervenuti dopo che il 25enne ha danneggiato il braccialetto elettronico. Al termine delle formalità di rito, il giovane trapanese è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli. La Capitaneria di Porto di Trapani ha sequestrato 2 reti da pesca irregolari. Il sequestro è avvenuto durante alcuni controlli. La prima rete era posizionata vicino alla costa trapanese in località Villino Nasi, la seconda a mezzo miglio dallo scoglio Palumbo. I militari della Capitaneria di Porto sono intervenuti a seguito di una segnalazione presso la sala operativa. Sono tuttora in corso indagini finalizzate all'individuazione e identificazione dei responsabili. Durante l'intervento i militari hanno sorpreso un altro peschereccio intento nel recupero di una rete da pesca senza segnali identificativi. La rete è stata sequestrata mentre al comandante del motopesca è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Alla presenza di 15 consiglieri comunali è tornato a riunirsi ieri pomeriggio il consesso civico di Marsala. Prima dell'avvio del dibattito è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria della dottoressa marsalese Emanuela Tumbarello, medico al civico di Palermo e del 118 prematuramente deceduta. Il consiglio comunale marsalese ha poi continuato i lavori con il punto relativo all'audizione
Regione sugli impianti sportivi della città. Il dibattito ha registrato interventi e repliche di diversi consiglieri. Al termine del dibattito, il presidente Sturiano ha chiuso la seduta e ha aggiornato i lavori a martedì prossimo, 28 febbraio, alle ore 17. Ok dalla Commissione Affari Istituzionali dell'ARS al terzo mandato per i sindaci per i comuni fino a 15.000 abitanti. Il disegno di legge per la modifica delle norme in materia di elezioni comunali è passato con 6 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari. Il disegno di legge dovrà ora passare al vaglio dell'Aula. Per l'onorevole Nicola Catania, che è anche sindaco di Partanna, con il via libera al terzo mandato si dà un'opportunità in più ai cittadini di votare o meno un sindaco che ha mostrato impegno per il proprio territorio. Il 27 febbraio si terrà la seduta aperta del Consiglio Comunale di Campobello di Mazara per un momento di confronto tra la cittadinanza e l'amministrazione riguardo alla messa all'asta dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Trefontane. La seduta era stata sollecitata nelle scorse settimane dai consiglieri comunali dell'opposizione. Sentiamo al riguardo alcuni interventi. E purtroppo l'amministrazione comunale, nel tentativo di emulare Totò che ha venduto la fontana di Trevi, vorrebbe mettere in vendita o addirittura ha già attivato il percorso di un bando pubblico per vendere appunto questo immobile e lo spazio antistante da destinare naturalmente ad un uso privato, quindi togliendo ai cittadini di Campobello, di Trefontane, ma credo a tutta la Valle del Belice, l'epicentro turistico aggregativo di Trefontane, perché questo storicamente è lo spazio di aggregazione più intenso e più antico della storia di Trefontane, i Tre Cannoni, la caserma della Guardia di Finanza e la Torre Saracena. Quindi mettere in vendita questo immobile assolutamente è un disastro ambientale, una ferita, un vulnus storico a noi cittadini di Campobello, che stiamo mettendo in atto tutte le nostre prerogative democratiche e legali per poter addivenire ad una soluzione che non sia la vendita di questo immobile. Nel bando di alienazione il prezzo a base d'asta è compreso in 250.000 euro con offerte esclusivamente a salire. Per partecipare alla gara si deve depositare una cauzione di 12.500 euro e quindi poi fare un'offerta in busta chiusa, e quindi chi offrerà di più naturalmente si aggiudicherà questo gioiello sicuramente storico di Trefontane e quindi anche di Campobello di Mazara. Giù le mani dalla caserma della Guardia di Finanza e giù le mani da Trefontane. Oggi siamo dinanzi al paradosso, siamo nell'era del PNRR, dove tutte le amministrazioni hanno preso fior di milioni di euro, e oggi assistiamo invece a un'amministrazione che in controtendenza decide di togliere alla collettività un bene importante, fronte mare, acquistato per una sorta di lungimiranza politica anche dall'amministrazione di Peppe Stallone quando era sindaco, un bene che potrebbe ritornare alla collettività con mille possibili utilizzi, ed è tutto questo veramente paradossale. Io non credo che si debba insomma risanare le casse del Comune di Campobello con un immobile del genere. Immagino che il Comune di Campobello, come quello di Mazara, di Castelvetrano, avrà decine e decine di immobili o terreni da poter oggi cedere per fare cassa. Parliamo adesso di pesca. Incontro a Roma dal sindaco di Mazara Salvatore Quinci con il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali Patrizio Giacomo La Pietra. Incontro molto positivo che ci ha consentito di portare all'attenzione le vere questioni che interessano il settore della pesca di Mazara del Vallo, ha dichiarato il primo cittadino mazzarese. La prima questione che abbiamo posto sul tavolo è stata la regolazione dell'accesso delle nostre imbarcazioni nelle acque del mare Egeo ad interesse della Grecia e di Cipro. Ebbene, dichiara Quinci, non cambia nulla rispetto al passato, l'accesso non è limitato, vincolato, le nostre imbarcazioni potranno tranquillamente andare a pescare in tutta sicurezza. Altri temi al centro dell'incontro, la tutela e valorizzazione di un prodotto, il gambero rosso, fiore all'occhiello del Made in Italy, fino alla creazione di un marchio ad hoc e la ricerca di mercati di alto valore.
Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Conoscere le modalità di realizzazione del progetto della nuova pista ciclabile che sarà realizzata sulla via Bessarione a Mazara. Questo è il tema dell'incontro richiesto nei giorni scorsi da Cifa Trapani ed è avvenuto nel tardo pomeriggio del 20 febbraio scorso presso il Comune. Il presidente di Cifa Trapani, Gaspare Ingargiola, il responsabile Asso Artigianato Mazara, Francesco Alagni, in rappresentanza di un gruppo di commercianti titolari di esercizi commerciali sono stati ricevuti dal sindaco Salvatore Quinci e dall'assessore ai lavori pubblici Vito Torrente. In merito al suddetto progetto, Ingargiola ed Alagna hanno sollevato possibili criticità per le attività produttive presenti nell'importante arteria cittadina. Il sindaco Quinci si è detto disponibile a valutare soluzioni migliorative al fine di garantire la fruibilità della stessa via Bessarione a salvaguardia degli interessi sia dell'utenza che delle attività commerciali. In memoria del dottore Bartolo Parrinello, responsabile dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Abelaiello di Mazara dal 2007 al 2014, è venuto a mancare nel dicembre 2020 per Covid. Domenica 26 febbraio alle 15.30 al Teatro Garibaldi di Mazara si terrà l'evento dal titolo Il cuore si nutre di felicità, promosso dall'associazione Cuori 3.0 da Rossana Parrinello, figlia del compianto medico. La cultura del dono è la protagonista dell'incontro evento a cui parteciperà la presidente di Cuori 3.0 Cristina Zambonini, designer meglio conosciuta come la ragazza dai tre cuori, in quanto due volte cardiotrapiantata ed insignita dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con questo evento, sottolinea Rossana Parrinello, intendiamo promuovere ulteriormente la cultura del dono, grazie anche ai patrocini dell'Associazione Italiana Donatori Organi, dell'ASP di Trapani e del Comune di Mazara, nel cui ufficio carte di identità è possibile ottenere materiale informativo AIDO e compilare i moduli di adesione. Carnevale all'insegna della solidarietà e dell'integrazione all'Istituto delle Figlie della Misericordia e della Croce di Vita, dove gli immigrati del locale centro di accoglienza per famiglie del 6 di Marsala si sono improvvisati animatori per donare momenti di gioia ed allegria ai 24 anziani che vivono nel residence. L'iniziativa della Proloco Vitese, hanno aderito associazioni e studenti. Nasce a Marsala l'associazione I Guardiani del Territorio con l'obiettivo di preservare e valorizzare il paesaggio agricolo marsalese. L'associazione si impegna a promuovere i prodotti agricoli tutelati da marchi comunitari, DOP, IGP e bio per valorizzarne la qualità e preservarne le antiche tradizioni e sapori. Inoltre l'associazione organizzerà manifestazioni, attività formative, degustazioni per sensibilizzare del pubblico e promuovere la conoscenza e l'apprezzamento dei prodotti del territorio. L'associazione sarà presentata alla cittadinanza il 25 febbraio presso la sala conferenze del complesso monumentale San Pietro con un incontro sul tema Riprendiamoci l'acqua, rilanciamo il vino Marsala, giornata di analisi e proposte per ridare l'acqua della diga Trinità agli agricoltori e per modificare il disciplinare del vino DOC Marsala. Con questa nota siamo arrivati al termine del notiziario. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera alle 21.30 entrerà in onda un nuovo appuntamento con lo speciale Televallo, ospite in studio l'onorevole Nicola Cristaldi. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.